Gli incidenti in montagna sono aumentati, spesso si assiste ad incidenti causati dalla poca conoscenza della montagna, dall'equipaggiamento inadeguato. Per questo è fondamentale ribadire sempre alcune regole base, ma che possono salvare la vita ed evitare anche pericoli per i soccorritori. In prefettura è stato presentato il Vademecum per la sicurezza in montagna, fatto da alcuni principi chiave per godere della montagna ma in assoluta sicurezza. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli attori istituzionali che hanno contribuito alla predisposizione di questo documento e al tempo stesso un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica per andare in montagna in maniera consapevole. Noi abbiamo un ambiente bellissimo, di una straordinaria bellezza e un modo anche per richiamare l'attenzione di tutti per muoversi in maniera responsabile, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'ambiente e degli animali che vi vivono. Un documento fatto da 10 consigli realizzato da Protezione Civile Regionale, Provincia, Comune, Questura, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri, Vigili del Fuoco, CAI e Parchi del Territorio. Pianificare con tempo l'escursione, scegliere l'itinerario in base alle proprie capacità fisiche e tecniche, curare l'equipaggiamento, controllare il meteo, evitare di stare soli, lasciare informazione a qualcuno sul proprio tragitto, prestare attenzione alla segnaletica, rispettare la natura, tornare indietro in caso di difficoltà o maltempo e infine prestare soccorso se qualcuno si trova in difficoltà, chiamando il numero unico europeo. Questa è un'iniziativa molto molto importante, io ringrazio il prefetto Di Vincenzo che ha avuto questa idea e questa idea secondo me è da trasferire su tutto il territorio regionale, perché l'informazione per chi va in montagna è fondamentale. Noi assistiamo purtroppo all'aumento degli incidenti e soprattutto questi incidenti sono dovuti alla non conoscenza, alla non capacità di andare in montagna in maniera adeguata e quindi soprattutto carenza di preparazione a livello di abbigliamento, di attrezzature e la cosa importante è il meteo, perché prima di partire bisogna sapere a che cosa si va incontro.